Allora, siamo riusciti a risolvere i problemi tecnici. Purtroppo sapete che anche nell'informatica dobbiamo usare i computer ogni tanto, quindi è la nostra condanna. Però, tornando a parlare di informatica, l'argomento di oggi è un'introduzione all'intelligenza artificiale e di conseguenza anche un po' alla visione artificiale, che comunque fa sempre parte di questa materia. Innanzitutto, di cosa stiamo parlando? È una parte dell'informatica che ha una definizione abbastanza vaga e questo fa molto contenti quelli che si occupano di marketing perché sparano il termine intelligenza artificiale su qualsiasi cosa. Però in realtà alla fine l'idea di base è di creare delle macchine che abbiano o esibiscano un comportamento che sembra intelligente per qualche definizione di intelligenza. E da qui il grande problema, cioè cosa significa intelligente? Gli informatici si sono posti questa domanda e hanno cercato di dare delle definizioni, cercando di essere rigorosi. Alcune di queste, sono, per esempio, una macchina intelligente se è in grado di imparare, oppure, è una macchina a giudizio a senso pratico, è anche in grado di prendere delle iniziative autonomamente e quindi è in grado di capire quello che sta facendo. Oppure, banalmente, si fa un test di intelligenza di qualche tipo a una macchina e si vede il punteggio che viene fuori. O infine anche passa il test di Turing, che vedremo tra poco che cos'è. Naturalmente, come dicevo prima, questo è un termine che viene abusato molto spesso anche quando si lanciano nuovi prodotti, nuovi software, nuove applicazioni. Infatti, quando sentite dire abbiamo aggiunto l'intelligenza artificiale al nostro prodotto, molto spesso quello che in realtà è stato fatto è che hanno messo qualche if in più e magicamente diventa intelligenza artificiale. In realtà non è sempre così, perché l'intelligenza artificiale richiederebbe di avere alcuni requisiti che vedremo un po' in questa presentazione. Allora, tu, Alan Turing, che magari molti di voi conosceranno, informatico britannico, ha proposto un test da sottoporre alle macchine per determinare se si possono considerare intelligenti. E quindi ha proposto la domanda: le macchine possono pensare? E naturalmente Alan Turing, essendo matematico e informatico, ha detto: intanto bisogna definire che cosa significa il termine macchina e che cosa significa il termine pensare. E perciò, invece di cercare di usare i normali termini da dizionario che possono essere ingannevoli, ha deciso di creare un test e sottoporre le macchine a questo test e usare il risultato del test per definire se una macchina può essere considerata in grado di pensare. Allora, quello che ha proposto si chiama gioco dell'imitazione. Il gioco dell'imitazione prevede dei partecipanti che sono delle persone e anche una macchina. Una persona e una macchina si trovano in una stanza e comunicano con un'altra persona che invece è in un'altra stanza e quindi non vede con chi sta comunicando. La persona che si trova da sola deve porre delle domande a questi altri due interlocutori e questi due interlocutori devono cercare di fargli capire chi è l'uomo e chi è la donna. Il problema è che non sono un uomo e una donna, ma sono un uomo e una macchina, o una donna e una macchina, e la macchina naturalmente deve cercare di porre in errore l'interlocutore, quindi la macchina si deve spacciare per un essere umano, deve ricevere delle domande di qualsiasi tipo, in forma scritta, e deve rispondere in modo convincente. Quindi la persona che scrive la domanda deve essere convinta che sta parlando con un'altra persona. A questo punto, se la macchina convince l'interlocutore di essere un umano, quindi la persona si convince che sta chattando con un umano, allora la macchina ha passato il test di Turing, quindi la macchina si ritiene in grado di pensare. Dopodiché, questo tipo di test si è visto nel tempo che ha delle limitazioni. Banalmente, adesso molte società usano degli strumenti di supporto tecnico agli utenti, che sono dei chatbot, quindi una persona scrive una domanda,
ho un problema con l'iscrizione, non riesco a fare il pagamento, eccetera. E non è un operatore che risponde alla chat, ma è un robot e quindi legge la domanda e risponde di conseguenza dando dei suggerimenti. E alcune persone non si accorgono che stanno chattando con un robot, ma pensano di chattare con una persona. Quindi banalmente il chatbot ha passato il test di Turing e quindi diciamo che le macchine sono in grado di pensare. Ma non è detto che sia così. In realtà John Searle successivamente ha proposto un altro tipo di ragionamento per farci capire che il test di Turing ha una grandissima limitazione. Ci sono dei programmi che evidentemente non sono intelligenti, perché fanno delle cose abbastanza banali, che però riescono a passare il test di Turing. Di conseguenza vuol dire che il test di Turing ha qualche limitazione. E qui sono nati due filoni di pensiero sull'intelligenza artificiale. Quello che si chiama AI debole, cioè che dice che le macchine ci permettono, con l'intelligenza artificiale come strumenti di lavoro, ci permettono di risolvere dei problemi complessi, ci aiutano ad affrontare lo studio, ad esempio, di come funziona il cervello umano, e ci permettono di affrontare diverse situazioni e quindi sono uno strumento che ci permette di migliorare anche le applicazioni del software. E dall'altro lato c'è l'intelligenza artificiale forte, che è la teoria secondo la quale la macchina potrebbe diventare anch'essa una mente e quindi avrebbe una intelligenza, una capacità di rendersi conto di quello che sta facendo e una coscienza. Allora, John Searle ha proposto l'esperimento della stanza cinese per affrontare proprio la seconda posizione, cioè quelli che sostengono che le macchine possono avere una coscienza e pensare. E ha detto questo, ve lo riassumo brevemente, poi potete leggerlo sulle slide successivamente. Ha detto: facciamo finta che ci sia una macchina che si comporta in modo da far credere, cioè convincere tutti quanti che questa macchina capisce il cinese. Quindi una persona madrelingua parla cinese, si rivolge alla macchina scrivendo delle domande con gli ideogrammi cinesi, appunto. Queste domande vengono date alla macchina, la macchina legge la domanda, risponde a sua volta in lingua cinese. E quindi la persona che sta comunicando con questo macchinario è convinta che la macchina parla il cinese e capisce il senso delle domande e risponde di conseguenza. Allora John Searle ha detto: benissimo, adesso mettete me all'interno di una stanza e mi date una copia stampata in inglese, in pseudocodice, del codice che usa la macchina per rispondere. Mi date dei dizionari di cinese, delle tabelle con i simboli e tutti i dati che ha la macchina e fate fare a me il programma. Quindi lui riceve la domanda in ingresso, si siede e come una scimmietta ripete tutti i passi del programma e li fa uguali uguali, ci metterà di più rispetto al computer perché li deve fare a mano, però farà gli stessi passaggi e otterrà lo stesso risultato e quindi risponderà con la stessa risposta che avrebbe dato la macchina alla persona che parla cinese. E lui a questo punto vi dice: ok, io ho fatto la stessa cosa che ha fatto la macchina, ma io non parlo il cinese. Quindi ho ricevuto una domanda in cinese, ho applicato l'algoritmo, ho risposto in cinese. Quella persona con cui io ho comunicato è convinta che io abbia letto la sua domanda, che l'abbia capita, che gli abbia risposto, ma io non ho idea di quello che ho fatto. Cioè, quello che ho fatto l'ho potuto fare perché c'era una sequenza di istruzioni che mi diceva quello che dovevo fare, ma io non ho capito qual è la domanda e non so neanche che cosa ho risposto, so che ho dato una risposta seguendo le istruzioni. Quindi, in altri termini, come ha fatto John Searle dentro alla stanza il manipolatore di simboli, anche i calcolatori sono dei manipolatori di simboli e di conseguenza non significa che esibendo un comportamento intelligente di conseguenza abbiano un pensiero intelligente o una coscienza. Quindi qual è il problema del test di Turing praticamente? Che si accontenta di guardare il comportamento. Cioè noi diciamo che la macchina è intelligente perché si comporta in un modo che a noi sembra intelligente. Ma in realtà quello che ha fatto la macchina è stato imparare un comportamento, quindi ha imparato come fare delle determinate operazioni, ma non è in grado di capire quello che sta facendo. E questa è una differenza fondamentale. Molto spesso anche in colloquialmente diciamo, non so, anche per esempio, ecco,
passi con l'auto davanti all'autovelox, l'autovelox capisce che stai andando troppo veloce. No, l'autovelox non ha capito niente. L'autovelox ha solo imparato che deve misurare due punti, calcolare la velocità e dare un segnale positivo o negativo a seconda del risultato, ma non ha capito quello che sta facendo. E così, come tutti i sistemi di intelligenza artificiale, non c'è una comprensione, ma c'è solo un apprendimento. E quindi fate molta attenzione alla differenza tra questi due concetti, perché poi è la chiave che separa l'AI debole, cioè la realtà dei fatti, e l'AI forte, cioè la fantascienza. E naturalmente poi, vabbè, una vignetta di XKCD, che è un webcomic abbastanza famoso, ci dice che molte persone si preoccupano di quando l'intelligenza artificiale avrà una coscienza e deciderà di ribellarsi al controllo umano, però in realtà forse se dobbiamo preoccuparci delle applicazioni dell'intelligenza artificiale, preoccupiamoci delle cose realistiche, cioè preoccupiamoci ad esempio di quando l'intelligenza artificiale diventerà abbastanza sofisticata da essere usata per controllare dei robot che uccidono le persone, come già avviene in alcuni casi. Ok, vi faccio vedere adesso qualche realizzazione semplice di come funzionano matematicamente i modelli di intelligenza artificiale. In particolare, quello più classico sono le reti neurali, cioè sono un modello matematico che viene utilizzato per simulare in modo semplificato come funzionano i neuroni del cervello. Poi, siccome anche i neurologi non sanno come funziona tutto il cervello, figuriamoci, i matematici, è ovviamente un modello semplificato, non è detto che il nostro cervello funzioni esattamente così, però ci dà degli spunti per creare dei modelli matematici. Voi dovete immaginarvi intanto una rete neurale come una serie di nodi che sono collegati, quindi è un grafo orientato praticamente, ci sono degli strati di nodi e i dati passano, nei vari livelli i neuroni, che sarebbero quei cerchiolini lì. Il neurone è una funzione matematica molto semplice, praticamente somma diversi numeri, fa la media e se il risultato è più grande di un valore soglia che è definito a priori, viene fuori un esito positivo. Tutto qua. Però mettendo insieme diversi neuroni, si ottengono delle cose interessanti. Per esempio, le reti neurali sono molto utilizzate per classificare degli elementi. Poi vediamo degli esempi. Comunque, se io ho una serie di cifre o lettere scritte a penna, io potrei allenare una rete neurale a riconoscere che quella è una A, quella è un 5, eccetera, eccetera. Esatto, quindi abbiamo un insieme di oggetti e un insieme di categorie, e a volte bisogna definire a priori le categorie. Quindi l'input è l'oggetto che voglio riconoscere, la rete neurale è stata calibrata per riconoscere determinate categorie di oggetti e di conseguenza mi darà una risposta che è, ad esempio, quale cifra ho inserito. Poi è tutto molto bello, matematicamente carino, eccetera. Nella realtà dei fatti, molte volte quando sentite parlare di intelligenza artificiale, anche nelle applicazioni commerciali del software, eccetera, è una pila di algebra lineare buttata lì a caso e, come dice la vignetta, metti i dati qua dentro e uscirà fuori una risposta. Cosa succede se la risposta è sbagliata? Rimescoli la pila un altro po' finché la risposta viene giusta. Questo è tutto il lavoro che viene fatto nel machine learning, sostanzialmente di solito. Quindi, intelligenza artificiale sembra un concetto fighissimo che funziona tutto perfetto subito, in realtà c'è sempre una fase iniziale di lavoro in cui bisogna fare degli esperimenti e mescolare i dati, i parametri, testare e testare di nuovo e fare delle altre prove finché il risultato non è calibrato in un certo modo, cioè non è che fa tutto la rete neurale da sola, bisogna anche crearla e calibrarla. Ci sono alcune tipologie principali, il perceptron che è un unico livello, però l'unico livello di neuroni ha un problema che praticamente è utile solo se i dati sono linearmente separabili, quindi l'intelligenza artificiale qui non servirebbe a niente, basterebbe una funzione più semplice. La cosa più interessante è quando facciamo i livelli uno dietro l'altro. Avendo almeno tre livelli possiamo affrontare problemi con dati di qualsiasi complessità. Quindi comincia a diventare molto interessante. Naturalmente, più metto livelli di neuroni, più la rete diventa complessa e quindi potrebbe risultare difficile anche da calibrare.
E come dicevo prima, c'è una fase iniziale di allenamento in cui dobbiamo utilizzare dei dati che abbiamo già a disposizione per allenare la rete e quindi permettere alla rete di imparare come sono strutturati i nostri dati, quali sono le caratteristiche che li contraddistinguono, in modo che poi questa rete, quando si trova ad affrontare la ricezione di nuovi dati, li può interpretare, cioè, o meglio dire, li può classificare e dividere nelle categorie che io avevo definito all'inizio. Questo viene fatto con un processo iterativo che praticamente consiste nell'inserire un po' di dati all'inizio, di cui noi sappiamo già qual è la classificazione corretta, vedere qual è il risultato che mi dà la rete e utilizzare questi risultati, e soprattutto quelli sbagliati, per ricalibrare di nuovo i pesi dei vari collegamenti. E fare questo processo ripetitivo che ogni volta calibra un pochino i pesi fino a che non ho ottenuto un buon livello di precisione, che non sarà mai 100% perfetto, però sarà un buon livello di precisione nella classificazione. Ecco, vi accennavo prima l'esempio tipico: riconoscimento di caratteri. Cifre, per esempio, nei test scannerizzati, quindi i sistemi che leggono le lettere e riconoscono le parole. Qui ho messo un esempio molto banale di un progetto che abbiamo fatto all'università. Praticamente si riconoscevano i simboli delle formule matematiche scritte a penna e il software dava in output una formula in LaTeX che quindi veniva renderizzata. Qui ovviamente potete vedere che in alcuni casi ci sono anche degli errori, per esempio sulla seconda riga c'è una parentesi che è diventata un simbolo di integrale, però come tutta l'intelligenza artificiale non c'è mai la perfezione assoluta, ci sarà sempre qualche errore. Però vabbè, questo è un esempio, ma ce ne sono tanti altri. Quando si fanno queste operazioni bisogna stare attenti che se noi abbiamo i nostri sistemi di reti neurali o altri sistemi di classificazione e buttiamo troppi dati e alleniamo troppo il sistema, andiamo in overfitting. Questo significa che io ho allenato talmente tanto la rete su quei specifici dati di test che li riconosce perfettamente i dati di test che gli ho dato, ma poi qualsiasi altro dato che butto dentro lo riconosce male perché è stato calibrato troppo. Quindi c'è un punto che qui si vede più o meno qua, in cui l'errore di predizione sul training è talmente ridotto e io ho aumentato talmente la complessità del modello che poi tutti i dati reali che userò dopo non saranno riconosciuti correttamente. Quindi attenzione anche a questo passaggio. E infine un altro punto in cui bisogna stare molto attenti è che le persone solitamente si chiedono, vabbè, a che cosa serve tutto questo? Beh, sostanzialmente insegnare alle macchine a fare delle cose che sono ripetitive o magari anche che richiedono tanti calcoli, quindi se dovessero farle delle persone vere sarebbero molto lunghe da fare. Quindi sì, sembra che siamo molto bravi a insegnare le cose, sì, vabbè, cosa serve? Serve. Altro aspetto interessante della matematica che rientra nell'intelligenza artificiale è la teoria dei giochi, che vi citerò molto brevemente, che sostanzialmente si basa sullo studio delle decisioni di un soggetto che deve ottenere il massimo guadagno in una competizione di vario tipo. Per esempio il dilemma del prigioniero. Questo è un problema matematico classico, ci sono due persone che vengono arrestate e gli viene fatta una proposta, diciamo, gli viene detto: se tu confessi, l'altro lo lasciamo libero. Se nessuno dei due confessa, sanno che faranno pochissimo, una pena molto breve perché non ci sono tantissime prove. Il problema è che se confessano entrambi, ci sarà una pena più lunga per tutti e due. Allora, qual è il discorso? Che la strategia ottimale, cioè quella che avrebbe il guadagno più alto complessivamente, sarebbe di non confessare nessuno dei due. In questo modo entrambi farebbero un periodo di detenzione molto breve e quindi sarebbe, diciamo, il guadagno ottimale del gruppo inteso come le due persone insieme. Ma ogni persona non pensa al guadagno ottimale del gruppo, ogni persona pensa al proprio guadagno personale.
E di conseguenza ognuna di queste due persone dirà: io devo confessare, perché se lo fa l'altro, siamo veramente, diciamo, c'è un ragionamento che dice: se mi muovo io per primo, ci guadagno di più. Allora, di conseguenza c'è una strategia che è quella in basso a destra, che viene scelta con più alta probabilità, ma in realtà non è quella ottimale, e quindi si chiama strategia dominante, questa, scusate, questa è strategia dominante e questa è quella dominata. Vabbè, comunque, questo è per spiegarvi cos'è un po' la teoria dei giochi, cioè si studiano dei modelli matematici in cui si valutano le strategie e quali sono quelle più ottimali. Naturalmente, qual è l'applicazione di tutto ciò? Che il concetto di massimizzare il guadagno oppure minimizzare la perdita si applica anche nei problemi di intelligenza artificiale, nei quali, ad esempio, nel clustering, che significa dividere degli oggetti in sottogruppi che si assomigliano. Il mio guadagno potrebbe essere che se io metto insieme degli oggetti molto simili, il mio punteggio sale, quindi sto guadagnando punteggio. Se invece divido gli oggetti in modo sbagliato, sto aumentando la perdita, quindi il mio punteggio sta scendendo. E quindi si applicano gli stessi ragionamenti, gli stessi modelli matematici. Oppure, come nel caso della vignetta di Dilbert, il guadagno è evitare che il robot ti spacchi la testa. Questa è l'intelligenza artificiale forte che si immagina che i robot si metteranno a ricattare gli umani. Ecco, poi un'altra applicazione che viene utilizzata per l'intelligenza artificiale è l'etichettazione, l'etichettatura, cioè labeling, molto utile nei casi di visione artificiale, quindi ad esempio un sistema di auto a guida autonoma che sta inquadrando con la videocamera la strada potrebbe essere interessato a suddividere l'immagine che vede in zone e riconoscere che quello è un pedone, quella è una striscia pedonale, quello è un semaforo, di che colore è il semaforo e così via. Quindi, dopo la prima fase di segmentazione, la zona che è stata divisa in parti viene etichettata e tutte le parti dell'immagine vengono etichettate. Attenzione però a una cosa che non si considera sempre, che c'è il contesto. Il contesto è molto importante e moltissimi sistemi di visione artificiale usano il contesto. Però, alle volte, questo può ingannare, cioè i sistemi anche di visione artificiale non sono infallibili perché il contesto inganna anche la mente umana. Vi faccio un esempio pratico. Adesso è volutamente sfocata la foto e viene chiesto alle persone di descrivere quello che viene visto nella foto. Molte persone dicono: ok, c'è una strada, c'è dietro un edificio, sulla strada c'è un'automobile e un pedone che sta camminando. Sembra ragionevole, giusto? Però c'è un piccolo dettaglio, che il pedone è la stessa immagine dell'auto, però rotata di 90 gradi. Quindi, se questa immagine può ingannare un essere umano, potete immaginare che può ingannare anche una macchina. Perché noi diciamo che quella cosa lì verticale è un pedone? Perché noi ragioniamo per contesto, ragioniamo con l'esperienza che abbiamo nella nostra vita quotidiana e ragioniamo per analogia. Siccome siamo abituati a vedere le automobili in orizzontale e le persone in verticale, noi deduciamo che un oggetto verticale che si trova vicino a una linea su una strada, sul bordo di una strada, sia una persona che cammina. Però questo può ingannare sicuramente noi, ma anche le macchine. Ora, quindi, prima abbiamo parlato del clustering e vediamo un attimo più in dettaglio che cos'è. In pratica si tratta di avere dei gruppi di dati e separarli in vari insiemi.
Altro problema, non esiste una definizione matematica universale di cos'è un cluster, quindi bisogna intanto definire che cosa intendiamo. Genericamente vogliamo far sì che tutti gli oggetti che sono vicini tra di loro e che si somigliano, secondo una qualche misura di distanza, stiano dentro lo stesso gruppo, mentre quelli che sono diversi tra di loro stiano nei gruppi diversi. Ovviamente, secondo qualche criterio, va definito matematicamente cosa vogliamo. E a volte dobbiamo definire anche a priori il numero dei cluster. Tecniche principali sono queste, che chi è interessato potrà andare a vedere: c'è il K-means, il taglio normalizzato, mean shift clustering, dominant set clustering. Bello. Cosa significa in concreto? Vi faccio una differenza con delle fotografie. Qui potete vedere la foto originale e varie tecniche di clustering sui colori. K-means, questo qua, quello più conosciuto probabilmente. Quindi a seconda delle tecniche che vengono utilizzate per definire intanto cosa è il nostro gruppo che vogliamo, definire anche cosa intendiamo, che due elementi sono simili o sono diversi, può cambiare radicalmente il risultato. Quindi non c'è un metodo giusto per qualsiasi caso. Dipende dal caso specifico, da cosa voglio ottenere. Se io do più importanza, ad esempio, al fatto che due pixel sono vicini tra di loro, quindi è più probabile che siano nello stesso gruppo, otterrò un risultato. Se io do più importanza al colore che hanno e non mi interessa assolutamente in che zona dell'immagine si trovano, otterrò un risultato diverso. E anche qui, qual è il metodo per scegliere il sistema giusto? Dipende da che cosa sto realizzando, cosa voglio ottenere come risultato. A volte bisogna fare più prove e vedere nel concreto del problema che sto cercando di risolvere qual è l'algoritmo di clustering che risolve meglio il tutto e quindi bisogna fare un po' di test. Ma il clustering, attenzione, anche se l'esempio pratico è quasi sempre sulle immagini, non è che si applica solo alle immagini, si applica a qualsiasi tipo di dati. Recentemente Google ha fatto un clustering di tipo audio, che poi in realtà utilizzava anche una parte del video come aiuto. Però l'idea era, se io ho un filmato con due persone o più persone che parlano, come faccio a isolare gli audio della voce di ciascuna persona? Quindi hanno fatto una ricerca su questo tipo di problema e hanno fatto un clustering di tipo audio. Quindi isolando le frequenze e i segnali audio di più persone che stanno conversando anche una sopra l'altra, riuscendo a individuare i flussi audio separatamente con un ottimo margine di, insomma, riducendo molto il margine di errore, quindi un'ottima qualità. Bene, questa era l'introduzione generica su quali sono gli aspetti principali dell'intelligenza artificiale come materia appunto a 360 gradi. Un'applicazione molto carina è la visione artificiale, perché poi è una delle applicazioni che si riesce a vedere proprio quali sono i risultati, perché lavoriamo con le fotografie, con i video. E quindi è più visuale. Il problema, soprattutto anche con la visione artificiale, è spiegare alle persone, che siano gli utenti magari delle app di navigazione o i clienti che ti chiedono di fargli un software, eccetera, che a volte è difficile per una persona rendersi conto che un problema che per noi è banale, per una macchina è complicatissimo. Ci sono problemi che per noi sono complicatissimi, che per le macchine sono una sciocchezza. E c'è questa differenza che non ci permette sempre di apprezzare qual è il lavoro anche degli sviluppatori o dei ricercatori di informatica. Appunto, in informatica può essere difficile spiegare la differenza tra quello che è facile e quello che è praticamente impossibile. E qui la vignetta dice: voglio che quando l'utente fa una foto nella mia app, dovrebbe mostrare se sono in un parco nazionale oppure no, e questo dice: ok, perfetto, facciamo un controllo con le coordinate geografiche, database dei parchi nazionali, ci metto qualche ora e ce l'ho fatta. Ok, e dopo controllami se la foto è quella di un volatile. Ah, ok, dammi un team di ricercatori e 5 anni di lavoro. Per noi, naturalmente, se noi vediamo una foto, diciamo subito: sì, quello è un merlo, ah, no, quello è un gatto, perché per noi è banale riconoscere un animale rispetto all'altro, mentre non è banale assolutamente per un sistema di
visione artificiale. Tutti i sistemi di visione artificiale essenzialmente si basano sulla modellazione di come funziona una fotocamera, che però io andrò molto rapidamente perché non è il focus principale del talk. Comunque, essenzialmente una fotocamera è un punto da cui partono da cui arrivano dei raggi luminosi che rimbalzano. Quindi, quando noi facciamo una foto, in pratica la luce entra nell'obiettivo e memorizziamo quello che arriva in ingresso. Appunto, la camera oscura, vabbè, l'avete vista già tutti, come funziona? C'è un forellino nella parete, nella scatola, e i raggi di luce passano nel foro, di conseguenza l'immagine viene riflessa, capovolta. Questo viene modellato matematicamente in modo molto semplice, con una matrice di trasformazione che determina i parametri della fotocamera. E i parametri anche della scena che sto fotografando. Questo serve poi per fare dei calcoli, non serve che leggiate le formule adesso. Poi potete farlo anche con una patata. Sì, perché quello che conta alla fine è che ci sia il foro e che ci sia la superficie per memorizzare, in questo caso, la pellicola fotografica. Perché tutto ciò? Perché quando noi andiamo a fare dei sistemi di riconoscimento delle scene, ad esempio, facciamo delle foto a monumento e riconosciamo la struttura 3D del monumento, eccetera, si ragiona sempre con una geometria a due viste. In altre parole, l'ideale sarebbe avere due fotocamere che inquadrano, un edificio, ad esempio, o una statua che voglio scannerizzare in 3D, eccetera, da due punti diversi. In questo modo qua. Quindi ci sono due piani dell'immagine, cioè le due foto sarebbero questa è una foto e questa è un'altra foto e l'oggetto è qua. Facciamo finta che qua ci sia un edificio, io faccio la foto da qua e faccio la foto da qua. Sapendo che io sto fotografando lo stesso oggetto, riuscendo a determinare questo punto su questa foto, verrà stampato qui. Lo stesso punto sull'altra foto verrà stampato qui. E poi dice sempre per gli altri punti la stessa cosa. Conoscendo queste associazioni, io posso utilizzare il fatto che conosco le fotocamere che sto usando o posso comunque stimarne la geometria per calcolare la cosiddetta matrice di trasformazione. Questa matrice di trasformazione è una matrice che mi permette di spostare i punti da un piano all'altro e detta anche omografia. La cosa molto carina è che facendo questa foto con due fotocamere, io posso per ogni punto che ho fotografato, conoscendo l'omografia, calcolare la posizione precisa del punto all'interno della scena in tre dimensioni. Di conseguenza, tra le altre cose, posso anche fare la foto a un edificio e sapere di quell'edificio tutti gli spigoli dove si trovano nel mondo e quindi. Finito. Quindi posso scansionare in tre dimensioni un oggetto, un edificio o altre cose, calcolando la posizione dei punti all'interno dello spazio. Questa è un'applicazione molto classica, anche gli scanner 3D usano questo tipo di tecnica, cioè fanno delle foto da diverse angolazioni, conoscendo i parametri della fotocamera, permettono di scannare. Permettono di scannerizzare gli oggetti. E
Questa è una delle applicazioni più in voga adesso, cioè lo scanner 3D che poi viene usato anche in congiunzione con la stampante 3D per riprodurre dei modelli degli oggetti con scansionato. Un altro campo di applicazione molto carino sono i panorami, quindi quando io ho più foto della stessa scena, se io tengo fisso il punto di osservazione, posso considerare le foto che sto facendo con una singola fotocamera come se fossero delle fotografie di un piano e quindi posso fare dei collegamenti tra i punti in diverse fotografie e collegare quindi le coppie di punti, come vedete nell'esempio qui. A quel punto posso andare a fare dei calcoli che mi permettono di calcolare qual è la matrice di trasformazione tra le due foto. E vedremo poi un esempio pratico. Per fare questo, innanzitutto, cosa bisogna fare? Bisogna estrarre i punti, le linee e le altre caratteristiche fondamentali delle immagini. Quindi angoli, vertici, spigoli. Di solito per fare questo vengono utilizzati dei filtri sulle immagini che sono delle semplici matrici che lavorano sui pixel della foto. Quindi si combinano insieme i pixel usando diverse formule. E viene fuori un'immagine risultante. Questa operazione si chiama convoluzione e viene utilizzata tra le altre cose per rilevare i bordi delle foto oppure gli angoli e i vertici, esatto. Per esempio, se utilizziamo un filtro simile a quello lì che fa un meno 1 e un più 1 su dei pixel vicini tra di loro. È una sorta di un'approssimazione di una funzione che si chiama derivata, poi magari alcuni di voi forse non l'hanno ancora studiata, comunque permette di calcolare l'inclinazione di una funzione. Se c'è uno scostamento piccolo, significa che i due punti che sto visualizzando non formano uno spigolo, mentre se c'è uno scostamento alto, c'è un bordo. Per esempio qui, vedete questa funzione blu, qui diciamo che è abbastanza quasi orizzontale, non proprio, perché ovviamente non è mai orizzontale, ma quasi. E poi qua c'è come un salto, no? Questo salto mi causa il fatto che la derivata diventa un valore più grande. Quindi qui posso riconoscere che c'è tipo un bordo, come se qua fosse un bianco e qua un nero o viceversa, e qua c'è un bordo. Combinando insieme diversi di questi bordi si possono anche riconoscere i vertici. Tipo classico esempio scacchiera, tutti questi puntini vengono riconosciuti dal filtro come dei vertici. Anche qui, sempre utilizzando questo tipo di formule. Nel caso invece dei bordi, il risultato che vogliamo ottenere è l'individuazione dei contorni dell'immagine in cui ci sono dei forti scostamenti di valore di colore, ad esempio di intensità di grigio in questo caso, quindi qua è molto scuro, qua è molto chiaro, applicando il filtro riconosco che c'è un bordo. E questo viene utilizzato innanzitutto per semplificare le immagini che sto analizzando a seconda di quello che devo fare. Quindi, applicazioni che abbiamo già discusso prima, ci sono le foto panoramiche, che vediamo anche meglio dopo, un esempio. Scansione 3D di oggetti edifici, e sempre questo si fa riconoscendo i punti nella foto e matchando i punti tra diverse fotografie in modo da calcolare poi la loro posizione nella scena. Un'altra cosa molto 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 importante, l'analisi delle fotografie, delle radiografie, delle immagini a utilizzo medico. Ci sono dei sistemi che riconoscono all'interno delle radiografie i tumori meglio dei medici, con un tasso di errore più basso. E ovviamente se lo fa il software ci mette anche meno. Quindi è una cosa molto importante perché riduce anche gli errori che poi avvengono a volte in campo medico. E poi, vabbè, quello che si parla sempre adesso è la guida autonoma. Automobili che dovrebbero in teoria riuscire a un certo punto in futuro a guidare completamente da sole. Non ci siamo ancora arrivati, non è detto che ci arriveremo in tempi brevi, però già adesso ci sono dei sistemi che comunque assistono alla guida e consentono di ridurre anche i pericoli che incorrono durante la guida.
Naturalmente, molto dell'intelligenza artificiale è semplicemente trovare il modo di scaricare il lavoro su degli sconosciuti a caso. Non so se sapete, ad esempio, che questa vignetta gioca sul fatto che quando voi andate su un sito web e volete magari registrarvi o inserire un commento, a volte vi viene proposto un problema da risolvere. Ad esempio, per dimostrare che non sei un robot che sta inviando spam, individua in queste fotografie dove sono le strisce pedonali, individua in questa fotografia dove è il semaforo, dove sono gli autobus, eccetera. Questo non è che è messo lì a caso, è perché Google deve migliorare anche il riconoscimento di Street View. Quindi ha bisogno di milioni di persone che si occupino di allenare l'intelligenza artificiale che riconosce le scene nella strada. Quindi c'è una situazione di guadagno da tutte e due le parti. Il proprietario del sito web riduce notevolmente lo spam perché non ha più dei sistemi automatici che continuano a commentare con dei link a farmaci di dubbia utilità. E dall'altro canto il proprietario di Street View, quindi Google, migliora anche i sistemi di riconoscimento di quello che sono poi le scene che vengono inquadrate dalle videocamere che sono montate sulle auto di Google. Non so se vi siete mai domandati perché quando su Google Maps cerco un indirizzo col numero civico preciso mi lo trova perfettamente e mi dice anche guarda che è a destra o che è a sinistra. Perché anche i numeri civici vengono utilizzati per i captcha durante la navigazione sul web, quindi quando voi inserite ti dice digita qui questo numero e tu scrivi 46 e Google se lo memorizza, quindi quando io cercherò quella via il numero 46 lui saprà esattamente dove è. Se uso le mappe di qualche altro fornitore, per esempio Yahoo o Apple, non trovo esattamente i numeri civici precisi in quel punto, perché non usano la stessa quantità di dati, non hanno lo stesso numero di anni di lavoro che c'è stato dietro, ma sono dei sistemi che sono stati introdotti successivamente e quindi sono tecnologicamente un po' inferiori. Poi, allora, una volta che abbiamo estratto i punti o le caratteristiche dell'immagine che volevamo estrarre, cosa facciamo? Magari vogliamo dare un significato a questi punti. Io ho raccolto un insieme di punti, vabbè, ok. Ma cosa voglio ottenere da questi punti? Potrei dire, ad esempio, voglio individuare di tutti questi puntini che ho trovato in mezzo alla foto, se tra questi puntini ci sono delle rette. E anche questa è una cosa utile ad esempio per la navigazione delle auto perché quando si riconoscono le strisce bianche per terra, a parte nelle curve, ma fondamentalmente molto spesso sono linee rette. In questo caso si applica un'operazione chiamata model fitting, cioè io parto da dei dati che ho in partenza, il mio modello teorico di quello che dovrebbe essere la linea retta perfetta, cioè la linea retta ha una formula che è ad esempio la forma esplicita y uguale a mx più q, quella è la forma esplicita di una retta, e di conseguenza voglio prendere i dati che ho in ingresso, il mio modello, e vedere se c'è una corrispondenza, se trovo dei dati che rispettano il mio modello. Ottimalmente l'idea sarebbe anche di far sì che se ci sono dei dati che invece sono spuri perché sono degli errori di rilevamento, eccetera, questi dati vengano ignorati. Il primo approccio, che è un esempio molto classico per la retta, è creare una matrice che si chiama trasformata IU. Qual è l'idea di base? Supponendo che ci siano molte rette, ma non infinite, non possiamo trattarle, quindi facciamo una semplificazione e consideriamo un certo insieme di rette, discretizzato. Ogni punto che io ho trovato nell'immagine dà una sorta di voto per ciascuna delle rette che passa per quel punto lì. Se c'è qualche retta che ha avuto tanti punti, a quel punto sarà votata di più e quindi di conseguenza è nell'immagine. In questo caso, vedete, questi sono tutti i puntini qui e anche qui. Se io do questa foto a una persona, mi dice subito che ci sono due rette. O meglio due segmenti, però ci faccio passare due rette per quei segmenti lì. E cosa fa il software in questo caso? Dice, ok, questo puntino qua vota per le rette che passano così, 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 eccetera. E quindi sono tutte queste striscioline rotonde qui. E
Vedete che ci sono tante incroci qua e qua, perché questi sono dei valori molto alti. Queste due rette, quindi con questa inclinazione meno 45 e questa distanza dal punto in alto, e di conseguenza queste sono due rette. Questo si può fare con le circonferenze, con altre cose, però bisogna cambiare i parametri. Con le rette sono due parametri, con altre forme sono diversi parametri. Qual è il problema di questo approccio? Che dobbiamo fare delle matrici che sono gigantesche. Quindi con le rette è ancora facile, però dipende anche da quanto grande è l'immagine che sto analizzando, eccetera. Quindi sono un sacco di calcoli e il sistema ci mette tanto magari a dare una risposta. Noi vogliamo velocizzare la cosa e usiamo un metodo probabilistico, che si chiama RANSAC. In pratica prendiamo due punti a caso e diciamo, bene, la retta passa per quei due punti lì, sì, ma io ne avevo 1000 di punti. Vabbè, intanto ne ho presi due a caso e faccio passare la retta per di là. Di tutti gli altri 998 punti, vediamo quanti di questi sono abbastanza vicini da poterli considerare parte della stessa retta. E viene fuori 15. Ah, 15 è poco. Vabbè, allora prendo altri due punti a caso e rifaccio la procedura. E se io faccio un'estrazione casuale, un numero sufficientemente alto di volte, che può essere 10, 15, 20, insomma, in pratica mi avvicino sempre di più a trovare la soluzione ottimale. Vedete qui, in questo caso, quelli rossi sono quelli che vengono considerati validi. Tirando a caso la retta, trovo i punti validi finché non ne ho tanti. Tra poco lo vediamo. Quando, ecco, per esempio così, potrebbe essere già un buon risultato. Così è quello più. Ecco qua. Questo mi velocizza tantissimo l'estrazione del risultato ottimale, però non mi dà una garanzia assoluta. Diciamo che c'è un 99,9 eccetera di probabilità a seconda di quanti tentativi faccio. Quindi il metodo di prima è lento, è matematicamente perfetto e dà garanzia di ottenere il risultato. Questo è un metodo che non dà la garanzia assoluta di ottenere il risultato, ma nelle applicazioni pratiche è abbastanza preciso da essere valido e mi consente però di risparmiare molto tempo e soprattutto vedete la cosa interessante è che in questo caso ci sono un sacco di punti che danno fastidio qua perché questi qua non c'entrano niente, sono tutto rumore che dovrebbe essere ignorato anche qui e con questo metodo vengono ignorati facilmente. Col metodo di prima tutti quei punti sarebbero stati presi in considerazione e quindi avrebbero disturbato l'analisi dei dati che stavo facendo. Un'altra cosa che possiamo fare sulle foto è estrarre i cosiddetti descrittori shift. Non andrò molto sulla spiegazione tecnica, comunque sono dei descrittori che descrivono determinati punti. Quindi dei punti all'interno dell'immagine con una certa forma avranno un certo descrittore, dei punti con una forma diversa avranno descrittori diversi. Perché faccio sta roba? Perché se io ho fatto due foto della stessa scena e trovo i descrittori che tra di loro si somigliano molto, io posso dire che quelli sono lo stesso punto. E quindi senza a mano cliccare sui punti del panorama e attaccare i pezzi con il mouse, in automatico lascio che il software matchi da solo le caratteristiche dei due, elementi. E quindi generiamo dei panorami in modo automatico. Perché? Perché prima di tutto lanciamo l'algoritmo Shift per estrarre dei punti interessanti all'interno delle due foto. Dopodiché, per ogni punto nella prima foto troviamo il punto che si associa nella seconda foto e queste coppie di punti le usiamo tramite il RANSAC che dicevamo prima per stimare la trasformazione che mi porta la foto numero 1 a combaciare con la foto numero 2. Grazie al fatto che usiamo un RANSAC possiamo eliminare anche i punti che in realtà erano sbagliati, perché ci sarà sempre qualche punto che è sbagliato, non è che posso avere il match perfetto ogni volta. Dopodiché rifaccio il calcolo di nuovo e a questo punto io ho due foto e una matrice di trasformazione. Cosa mi permette di fare? Di trasformare la prima foto nella seconda. Quindi faccio gli accoppiamenti. Questi sono stati fatti in modo automatico. Vedete, è molto più semplice fare così che invece mettersi lì col mouse e cliccare tutti i punti e farli combaciare a mano. È molto più veloce anche. E dopodiché, applicando la matrice di trasformazione, ecco che io ho attaccato insieme le due foto.
E questo era un esempio di applicazione della visione artificiale. Ovviamente, come abbiamo detto prima, ce ne sono un sacco di altri, non potevamo farli vedere tutti, perché sennò stavamo qua una giornata. Però, insomma, era per darvi un'idea pratica di cosa significa applicare questi concetti su un problema reale. Il problema in questo caso è la realizzazione di foto panoramiche. Quando usate la funzione panorama nel vostro smartphone, state facendo questa roba qua. Non è una roba magica o strana, è semplicemente il software che applica questo tipo di procedimento, quindi riconosce i punti in varie foto che fa, in questi punti vengono associati e poi le foto vengono distorte, adattate finché non si fondono insieme. Ogni tanto funziona bene, ogni tanto no, perché magari le foto le ho fatte male, mi sono spostato, eccetera. Un'ultima cosa che ci tenevo, perché come abbiamo detto all'inizio, questa cosa un po' dell'intelligenza artificiale forte, l'idea che i robot ci uccideranno tutti, eccetera, tutte queste teorie del complotto stanno diventando popolari un po' da qualche anno e sentiamo purtroppo tante persone che a priori si oppongono all'intelligenza artificiale, così come concetto malefico che rovinerà il mondo. Ricordatevi comunque che l'intelligenza artificiale è già utilizzata oggi in tante applicazioni e soprattutto permette anche di salvare delle vite umane. Come abbiamo detto prima, gli errori medici vengono ridotti notevolmente anche sull'analisi delle radiografie. Ci sono sistemi di intelligenza artificiale che hanno salvato delle persone che stavano guidando, che magari si sono distratte o altro. Per cui, come ha detto questa persona qui, che è viva grazie al fatto che un software ha fatto quello che doveva fare un patologo, cioè analizzare delle fotografie o delle radiografie e controllare un piccolo dettaglio fuori posto, invece di preoccuparci tanto di opporci all'intelligenza artificiale, cerchiamo di accettare che ci sono degli aspetti negativi e degli aspetti positivi. È ovvio che quelli negativi potrebbero essere utilizzati dalle persone che li utilizzeranno male. Ma questo vale per qualsiasi cosa, non è che l'intelligenza artificiale sia una roba speciale. Se ci sono delle cose che possono fare del bene e del male, c'è chi le utilizzerà bene e c'è chi le utilizzerà in modo sbagliato. Bene, grazie a tutti.